Cari amici sportivi amanti del calcio, sono qui per commentare il grandissimo 6-1 del Barcellona in una partita epica e ripetibile che secondo me passerà nella storia, però ci sono anche da analizzare certi aspetti della partita, nel senso che il rigore per il Barça del quinto gol non c'era, però il Real Madrid si è fatto sconfiggere da una squadra che all'andata l'aveva battuta 4-0. Come si fa a prendere 6 gol da un lato? Spiegatemi voi. È stata una partita veramente epica, qualcosa di mai visto nel calcio, senza precedenti. Però l'arbitro ci ha messo anche del suo, negando un rigore al Paris Saint-Germain e non annullando un gol che secondo me andava annullato al Barcellona, l'ultimo. C'è da dire che il rigore per il Barça il quinto non c'era, sull'azione del quinto gol il rigore impossibile da dare, si è inventato proprio, si è proprio buttato l'uomo, si è proprio visto, e una serie di situazioni che hanno sfavorito i parigini, che secondo me meritavano di passare quantomeno per il coraggio che hanno dimostrato non arrendendosi nonostante avendo subito i gol, diciamo. Il gol di Cavani poteva dare speranza ai parigini, peccato, però da un lato si è visto il carattere di un Barcellona che è fortissimo, una squadra titanica e cosa vogliamo fare? Quando capitano quelle partite qua, è una cosa che proprio non si riesce a spiegare. Accade nel calcio, non era mai accaduto, forse sarà una delle uniche volte che non si ripeteranno più. Comunque, da un lato è bene dire bravo al Barcellona, perché recuperare quattro reti non era facile, però ci sono state molte sviste arbitrali a sfavore dei parigini. E questo è bene dirlo perché è la verità. Però il calcio è così, cosa volete che vi dica? Un abbraccio, spero che apprezzerete questo commento. Un abbraccio a chi ama il calcio. Dal vostro Samuele. Ciao ciao!